sti video su Milano al centro, al Duomo, con alcuni cavalli di battaglia, i forni, oggi fammi i tramezzini. So, il pretesto per cominciare i quartieri su Milano, perché il popolo, il pubblico milanese, ve vedo poco reattivi. Cioè, sui forni ci sono state 3 persone che hanno scritto un forno, 5 persone. Io quando ho cominciato su Roma, ormai 1 anno e mezzo, 2 anni fa, non riuscivo a stare dietro alle segnalazioni. Ero pieno dei fogli, dei appunti, c'avevo 18 miliardi dei quartieri già sistemati per tutte le categorie. La gente, no, qua sotto casa mia c'è sta il forno da paura, questo fa i tramezzini di Cristo. Invece qua il pubblico milanese latita. Ragazzi, nel senso, ragazzi e ragazze, sto canale è soprattutto, diciamo, di servizio, servizio pubblico. Cioè, noi cerchiamo di scoprire più posti possibili nelle città, cercando di informare, ovviamente, chi vede i video, su posti dove potesse prendere da un panino, a un fritto, a un pezzo di pizza. Però io ovviamente arrivo fino a un certo punto, per quanto posso stare per strada, guardarmi intorno, cercare su internet, poi il succo vero ce lo mette l'utenza. Quindi, popolo milanese, forza con le segnalazioni. Sto partendo dal centro, dal Duomo, anche imbattendomi in cose turistiche, invece per i forni è stato tutt'altro, per farvi scrivere sotto, appunto, ogni video, nelle varie categorie, i posti del vostro quartiere che conoscete voi, così poi posso suddividere Milano in quartieri e andare a vedere che cosa c'è di buono sotto casa. Arriviamo qua. Tramezzini, criminali, Milano, Duomo, centro. Come li troveremo questi tramezzini? Classici a triangolo, veneziani con la gobba, quadratini come a Torino, 4 euro con alici italiane. Andiamo a vedere. Oh, mia bella Madonnina! Allora, bar Duomo, proprio sulla piazza all'angolo, regà. Si vede il Duomo? Ah? Quindi, più centrale di così. Ne ho presi 2. Per un totale di 8 euro, quindi 4 euro a tramezzino, ma sono club sandwich. Allora, raga, dentro tutto di laboratorio. Brioche laboratorio, focacce laboratorio, tutto di laboratorio. Ne ho preso uno col cotto e uno col tonno. Vedete? Sono club sandwich. A 4 euro, al Duomo di Milano. Quindi qual è il wannabe di Torino? Voglio essere Milano. E al centro venne i tramezzini a 4 euro. Forma classica, però, appunto, club sandwich, c'è, cioè, il terzo strato al centro. Il pane, già lo vedo, non mi convince. Sicuramente gli ingredienti dentro saranno di grande distribuzione. Però ci sono. Ci sono, è anche abbastanza gonfio, vedete? Cioè, il pane non è proprio niente di che. Il cotto è un cotto, la fontina è una fontina, il pane male male, guarda quanto è fino, guarda quanto è moscio. È un tramezzino da bar che stai al centro e paghi 4 euro, stai in faccia al Duomo. Raga, scusate, però è anche gonfio, vedete dal morso, no? Quanto è spesso lo strato di prosciutto. Poi, wow, da paura, mi venite a mangiare il tramezzino qua? No, però onesto, eh. Vediamo quello col tonno. Sempre 4 euro. Parecchio pomodoro, c'è sta la fontina, qua di tonno ce ne sta molto di meno. Pomodoro abbondante e fresco, di laboratorio. Tonno. Qua c'è un po' di mestiere, eh. Qua c'è molto mestiere sul tonno. La maionese ne manco male. Sì, qua c'è un po' di mestiere sul tonno, però voglio dire che è un tramezzino mangiabile.
4 euro, comunque nella norma per 4 euro invece devi mettere ingredienti buoni, invece devi mettere più tonno di quello buono. È un prodotto che comprerei? No, a 4 euro manco. Regà, che vi devo dire, il tramezzino era più grosso, sicuramente più grosso di quelli che abbiamo provato al centro di Torino, e fresco. Poi è sempre il solito discorso, ovvio, se io magari pure da loro ci rivado, che me ci metto d'accordo, mi fanno il tramezzino con la foglia di insalata che esce, tutto bello gonfio, col pane appena fatto. Però si rimane sempre quello il fatto, regà, che poi non sono i prodotti che il normale consumatore in un giorno X, ad un'ora X, trova, paga con i soldi buoni che si suda e si guadagna, perché non solo i proprietari dei locali lavorano, lavora pure chi va a spendere, e se magna poi determinate cose che andrebbero vendute con un po' più di coscienza, no? Il voto, il tramezzino era mangiabile, era fresco, quindi 6 se lo prende, dai. Via Lupetta, 300 metri dal Duomo. Lì al 5, con l'insegna arancione, c'è l'altro tramezzino. Quindi fanno proprio i tramezzini questi, regà. Andiamo a vedere. 7,60 euro per due tramezzini, quindi 3,80 euro a tramezzino. C'è il laboratorietto dietro con i ragazzi che affettano il pane, fanno i riempimenti e li chiudono. Stile veneziano, quindi con la gobba. Uno con il roast beef ed uno col salmone avocado. Un mozzico di tramezzino, soprattutto qua chiuso male, un po' scammato, quindi ovviamente ti danno l'illusione della gobba all'inizio, poi però se apri è una cucchiaiata di roba. La maionese è niente di che. Ovviamente gli ingredienti dozzinali, avocado e salmone, già però roba che costa un po' di più, però ecco, veramente c'è un pezzo d'avocado, un pezzo di salmone, una cucchiaiata sempre di roba su un triangolino di pane. C'è un hummus qui di ceci. Gli accostamenti che fanno sono anche belli, però i prodotti non sono niente di che. Più grandi, più freschi, più semplici e più belli quelli del bar di prima, piuttosto che un posto verticale sui tramezzini che comunque me li fai pagare. Fai degli accostamenti anche interessanti, perché dentro c'erano tramezzini con ripieni fighi come questo, no? No, il prezzo non è neanche giustificato, e a mangiarli con sto pane così, boh, non sono neanche niente di che. Questo non mi ha soddisfatto. Voto 5,5. E in via dell'Unione 1, quindi praticamente a parallela a quello di prima, regà, Stoica Bar, tavola fredda, panini. Questo è il più caro di tutti, 6 euro. Eclep sandwich. Però scusa, che differenza c'è proprio anche visivamente con il tramezzino che mi sono mangiato prima al Bar Duomo, che sta in piazza e te lo fa pagare 4 euro. L'ho preso per variare col tacchino, fesa di tacchino di Super Laboratorio, che c'è mozzarella, pomodoro e insalata. Ma il mestiere no, non c'è. Però ecco, mi sembra tutto molto, anche la mozzarella, insomma, sembra molto tutto di roba in busta del supermercato, ma non fa fatica. Pane e maionese che ti si appiccicano sul palato. Questo a 6 euro non è un tramezzino che promuovo nella maniera più assoluta, ma più che altro perché a 6 euro a Torino abbiamo mangiato al Bar da Gaia i tramezzini con la salsiccia di Bra fresca e i funghi porcini. Questo 6 euro è un tramezzino veramente mediocre per questa cifra, anche che stiamo al Duomo e vabbè, quindi boh, 4,5. Beh sì,
a 6 euro, 4 e mezzo, tu lo sei meritato. Allora, su via dei Speronari facciamo l'ultimo dei bar, insomma, che si possono trovare intorno al Duomo, per cercare due tramezzini, che sta proprio davanti a alla sede dei Princi che abbiamo fatto per quanto riguarda i forni. Caffè Vergnano. Cioè, tramezzini, vediamo come so. Due tramezzini da Caffè Vergnano. 11 euro. Di questa grandezza. Questo cotto carciofini a spicchi e questo salmone affumicato e finocchi. Allora, è piccolo, però è gonfio. Ma sta maglia non è troppo gialla? E sto prosciutto cotto un po' troppo grigio? Guarda qua, io non so se rende bene, però regà è grigio. Ha preso tanta aria. Ma sta maglia così gialla? Ma sto prosciutto così grigio? Sì, è gonfio, ma lo mangio? No, regà, ma l'odore non è buono, eh no. No, l'odore non è buono. Io questo non lo mangio, regà, perché non mi vado sta poche puncicate e corsi al bagno. Eh no. Ma sono vecchi. Manco si apre. Sembrano i tramezzini quelli del discount che non si riesce a aprire il pane. Ma questi sono vecchi. Guarda sto finocchio. Cioè. Qua. Qua. Eh no. Queste cose ne potete venire, regà. €11. Scrivetemelo nei commenti se ho sbagliato a non assaggiarli, però credo che le immagini parlino da sole. Io comunque non m'azzardo. Per primo non c'aveva neanche un buon odore. Voto 0. Anzi, non gli ho dato neanche un morso. Io a 0 ho dato cose che mi hanno fatto rosicare, ho mangiato, non erano per niente buone. Io qua ho desistito all'assaggio addirittura. Quindi forse per la prima volta nel canale un nuovo voto. 0-. Me manni al bagno. 0-. Anche perché 11 euro. A parte sto video dei tramezzini mi è costato un patrimonio. Ma io volevo fare anche le rosticcerie al centro Duomo, per poi farvi fare tutte le segnalazioni del caso delle rosticcerie nei vostri quartieri, ma l'ho visto, non ce ne stanno, ce ne sta una che sta sempre in via Speronari, che è la via dove abbiamo fatto l'episodio dei Forni Princi, e oggi il primo 0- della storia del canale. E ce n'è una sola, che è questa, rosticceria Fontana, no Panarello Pasticceria, quello orizzontale è il cartello della pasticceria dopo. Rosticceria Fontana. A sto punto cerchiamo di chiudere in bellezza. Dopo sti tramezzini. Roma, ah no. Ah regà, questo c'aveva tutto. Ti fa dalle verdure di tutti i tipi. Ai primi di tutti i tipi, pure la pasta e fagioli c'era, la lasagna non c'aveva una bella faccia, però c'aveva altri primi, insomma, belle cose. Ah, tutti i secondi, arrosti, pesce. Tra l'altro, al contrario di tutti quelli con il quoziente intellettivo da pianta grassa che nei video delle rosticcerie mi commentano che se è il cliente che deve chiedere se la vuole scaldata o no, lui mi ha chiesto: a scaldarla ci pensi tu o te la scaldo io? No, no, grazie, scaldamela tu che la mangio fra poco. E quindi me l'ha scaldata, posata e tutto quanto. Come si dovrebbe lavorare? Ho speso 18 euro. Che, voglio dire, so 18 pleuri, ma ho speso 500 euro dei tramezzini oggi. 18 euro di rosticceria, se mi fa mangiare bene, va. Me va di lusso. Qua un secondo un contorno, ovvero polpettine di carne e verdure e patate cotte. Mo' buone non lo so, ma cotte.
mosce, ma sono cotte almeno. Non rimangono troppo asciutte, ma un po' suave, voglio dire. Discrete. E mi hanno filato due cosce qua. Oddio, sopra pure pure, sotto non c'è un bel aspetto. Andiamo a mangiare, vediamo, capiamo. Anche questo è discreto, ma niente di che. È cotto bene perché dentro non è rimasto asciutto, non è rimasto crudo. La pelle è un po' molla, non è una pelle croccante, è insaporito poco, quindi pure questo non è che è un pollo che ti si rigirano gli occhi, però voglio dire, polpettine, patate cotte, pollo discreto, comunque è roba che te puoi mangiare, no, come i tramezzini del bar che sta sulla stessa via e che abbiamo visto poco fa. Il primo zero meno, vabbè, ma io davo zero a roba che ho morso e che poi magari ho sputato. Però a roba che decido proprio neanche di mordere perché c'è un odore che non va affatto bene, oltre all'aspetto che voi avete visto, è zero meno. Questa rosticceria che voto io posso dare? Ma nel complesso un 7, 7 meno. Magari ecco, 7 meno. Delle cose discrete, decorose, che te mangi e che al centro di Milano, al Duomo, non vieni truffato e non è una trappola per turisti. Insomma, diciamo che comunque su alcune cose è NCSP proprio, eh? La maglietta dice lunga oggi. Alla fine della fiera il tramezzino più onesto era il bar del Duomo. Io mi aspetto che scrivete le vostre segnalazioni, tramezzini, rosticcerie, su quello dei forni, forni, quando faremo i panini, sono sempre i primi video. Se voi segnalate io mi posso fare i quartieri, se voi non me li segnalate io cambio città, ok? Grazie per vedere i video, ciao!